Buonasera, eccoci qua, vi aspetto. Ho qui il vecchio calendario dell'avvento, il vecchio December Daily dello scorso anno, così lo sfogliamo insieme e ci prepariamo per quello che inizieremo a fare tutti insieme domani. Adesso poi che arrivate lo sfogliamo. Buonasera, qui freddissimo oggi, 0 gradi, sta arrivando l'inverno. Non ci sono più le mezze stagioni, adesso inizio con questi leitmotiv. Buonasera. Eccoci qua, io deck, perché sennò poi non si dorme e di dormire abbiamo bisogno. Buonasera. Eccoci qua. Allora, oggi risfogliamo insieme il calendario dell'avvento dello scorso anno, che in realtà è il December Daily, che sono 4 binder. 4. Così ci prepariamo spiritualmente a quello che inizieremo a fare domani sul primo binder, poi insomma andremo avanti. Oggi faremo delle card semi-acquerellate, nulla di nuovo all'orizzonte, l'abbiamo già fatta, questa abbiamo già utilizzato questa tecnica diverse volte, una tecnica che a me che non so colorare piace molto. Adesso che abbiamo il pennello in silicone siamo più motivati. Buonasera. Oggi primo giorno di grafiche gratuite per il calendario dell'avvento. Oggi troverete la pagina di benvenuto, la pagina della prima grafica e il foglio delle tesserine. Freddissimo, sì, stamattina 0 gradi quando mi sono alzata. Madosca, non se puede. Buonasera. Allora, ho lavorato più o meno tutti gli ordini, ne sono rimasti pochi, ce n'erano una montagna stamattina con Doodlebug. Ho riordinato tutto quello che è finito di Doodlebug, quindi insomma il tempo che preparino l'ordine e lo spediscano, e secondo me inizio prossima settimana potremmo avere già tutto. Mezzo metro di neve, caspiterina, se arrivano qua a mezzo metro di neve non ci muoviamo più. Del tuo unico binder del 2020, che è assolutamente un esemplare rarissimo, 24 ce ne sono voluti per farlo stare. Vabbè, ma io non ho il dono della sintesi in nessuna modalità conosciuta. Eccoci, allora oggi sono arrivati un pochino di reintegri, in realtà è ritornato il pad della Winter di Eco Park e poche altre cose, un card kit, lo stazzon clean, è ritornato lo stazzon bianco, se a qualcuno interessa lo snowflake. L'ho ricevuta, credo di averla ricevuta, Nadia, l'ho anche aperta e poi l'ho lasciata lì per fare qualcos'altro e ovviamente me ne sono dimenticata. Dopo la guardo, perdonami, sono giornate difficili. Probabilmente da domani, ma lo dico da un po' di giorni, risulto non più credibile, si ritorna un pochino di equilibrio. Vediamo, vediamo, vediamo. Buonasera, domani è mercoledì, mi sembra che sia già venerdì. Per la button press, allora, sto aspettando novità, perché un fornitore mi dice che non esiste il pezzo di ricambio, un altro fornitore mi dice che sta controllando. Appena ho una versione univoca da fornirti, te la do. 6 febbraio. I gadget ci saranno, allora, ragazze, non posso garantirvi che ci siano i gadget per tutto il prossimo anno. Ne ho presi una grandissima quantità, se dovessero finire li sostituiamo. Non è detto che finiscano domani, non è detto che finiscano a febbraio, state tranquille. Se dovesse finire la borsa, sostituiremo con qualcos'altro. Io dubito che finiranno così in fretta, ne ho fatti fare veramente tanti, state tranquille. Cioè, insomma, non vi preoccupate, secondo me le trovate tranquillamente. Tenete conto che tutte le fidelity attivate ieri e anche oggi scadranno a dicembre del prossimo anno, quindi fino alla fine del prossimo anno sono valevoli, però poi generalmente vale il mese di attivazione, quindi se scade a febbraio e la rifai adesso, ti scadrà comunque a dicembre dell'anno prossimo, quindi se vuoi aspettare febbraio la rifai a febbraio e avrai tutto febbraio di valenza anche per l'anno successivo. Però non vi preoccupate, sono tanti i gadget, quindi io dubito che finiranno così al volo. Sei in pensione da... Paola, che meravigliosa cosa! Una delle poche ultime fortunate, secondo me. Che meraviglia! Quindi festeggi, Paola! Io oggi ho messo in spedizione il tuo pacco, me lo ricordo. Dovremmo riuscire a farle partire domani. Domani ci sono ancora un po' di pacchi che partono, ma insomma... Il gadget blu, Luigi, ti ho pensato! Ti ho pensato assolutamente, perché mi ricordavo che mi avevi detto il gadget è un po' troppo femminile, allora ne ho fatto uno che potesse andare bene per tutti e due, anche il nuovo journal quando arriveranno i quadernetti. Può essere, assolutamente, può andare bene per tutti. Poi nella borsa di Osvaldo ci sto anche io. Buonasera,
Acquerellate, si fa per dire, no, 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 siete serene, no, non trattenete il fiato, perché di acquerellato vero, cioè lo dico per i veri acquerellisti, non ci sarà nulla, cioè io spatascio un pochino di colore, però è un metodo carino secondo me per utilizzare alcune tipologie di timbri che si prestano a questo tipo di, i timbri di Tim per esempio secondo me si prestano tutti molto bene per questo genere di tecnica, non so chi si ricorda il live che avevamo fatto anche un progetto dei buoni propositi con questa tecnica, sempre con le farfalle di Tmall's, avevamo fatto anche quando abbiamo raccolto le card da mandare a Tmall's, se vi ricordate. C'è stato un anno in cui lui è stato operato al cuore, abbiamo raccolto tutta una serie di card che gli abbiamo fatto pervenire. E la card che avevo fatto io per accompagnare il pacco era stata fatta così. Le paginette da stampare. Daniela, se guardi su Telegram ci sono i link, se no, se guardi tra le novità dovresti vederla, l'ho pubblicata stamattina alle 8, quindi. L'hai già fatto oggi, devo guardarlo domani, ma se mi hai scritto poi domani recupero tutto. 7300 foto, certo, beh, tu hai parecchio da fotografare. La prima pagina io l'ho pensata per essere, io l'ho messa dentro, però se vuoi usarla come copertina puoi farne l'uso che vuoi. Impronte dipende cosa, perché stanno tornando, adesso saranno all'artigiano in fiera, quindi secondo me i tempi di lavorazione degli ordini sono un po' più lunghi del solito. Non so darti una data precisa in questo momento. Devi ancora fare le copertine, ma io le copertine le ho lasciate, l'anno scorso le ho lasciate così com'erano. Ho rivestito i dorsetti. Adesso bevo il caffè e ve lo faccio vedere. Allora, tanto questo lo mettiamo qui. Così. Allora. Vero, Simona, ti ricordi che poi ci aveva ringraziato? Era stato tanto carino. Allora, bevo il decaffeinato e vi faccio vedere il calendario dell'avvento del calendario dell'avvento. Quello che ho fatto con il calendario dell'avvento lo scorso anno, vale a dire il mio December Daily. Se cerchi avvento, però, Daniela, dovrebbe essere la prima cosa che ti esce fuori. Se metti nella barra di ricerca la parola avvento. Allora, voilà. Iniziamo a sfogliare dal primo binder. Voilà. Non hai fatto neanche quelli. Vabbè, non importa. Ti vogliamo bene lo stesso, Romina. Allora, non credo di riuscire a sfogliarlo così, aspettate che li appoggio qua e poi li metto a terra. Allora, questo è il primo. Rissa tra le gatte, no buono. Allora, questo è il primo, io avevo fatto pochissime decorazioni in realtà dentro. Voglio portare Tim in Italia, ma guarda, io accontenterei volentieri questa esigenza. Questa è la prima giornata del December Daily dello scorso anno. Io ho decorato anche le pagine dentro. Questa l'ho incollata sopra. Bellino, me l'avevano regalato lo scorso anno. Qui ci sono una serie di tag. Grazie Romina, perché Romina mi aveva mandato un calendario dell'avvento di tisane. Allora l'avevo ricordato qua, mi era arrivato forse il secondo giorno. Questo è il giorno numero 2, sì. Numero 3. Cercherò di fare delle foto, ve lo prometto. Questa era la collezione Florilège dello scorso anno, che abbiamo iniziato a scoprire foto stupide, quindi è stato l'inizio della fine. Ha nevicato lo scorso anno, non lo ricordavo più. Un'eternità. Le casette del Bottalico, col glossy, abbiamo usato litri di glossy lo scorso anno. La felpa che adesso uso per dormire. Moda scrap, sempre la mia felpa. Avevo ordinato dei calzini bellissimi lo scorso anno. Dobbiamo riattivare Snapchat assolutamente. Vedete che in quanto calzini mi difendo. Quest'anno sono un po' più stanca. Spero di riuscire a comunque mettermi lì a fare le foto. Ma ci provo. Mi si era rotto il fiocco di neve. La mia Thai è sempre felice di fare le foto. E Florilège, come vi ho detto, hanno spedito. Adesso appena arrivano. Il biglietto di auguri devono ancora finire di stamparmelo, ma è in progress, ci siamo quasi. Wow. Sì, è vero, è vero. Mi sono arrivate un sacco di card lo scorso anno. Questo è il secondo. Qui c'è all'interno della copertina, avevo fatto. Questa era la collezione dell'anno scorso di Simple Stories che mi era piaciuta tantissimo.
questa è la nostra Frosty. Ah, quella, questa adesso la ritiro fuori. Questa è la copertina gigante che pesa 82 kg, ma tiene caldissimo. Questa è sempre la nostra Frosty. Ah, qui mi si era rotta la Big Shot. Mamma mia, meno male che c'era il marito di Patrizia che me l'ha riparata. Sirius e Babbo Natale, è bellissimo, questa foto mi piace tanto. Me e Babbo Natale. Avevo usato un sacco di materiali sparsi, vari ed eventuali, insomma. È stato bello ed è sempre bello risfogliarlo. Sono sempre molto contenti. I miei gatti qua c'erano, oh bellino. Questa è della Waffle Flower con questi occhiali, stupendo, Doodlebug, Sirius, questa era la nostra collezione Happy Days, Happy Holidays, questa è la Cocoa Vanilla, qui siamo arrivati a metà mese. Ah, questa era la fustella del pacchetto regalo della Honeybees. Qui mi ha persa, via, addios. E qui avevo fatto sia da quella parte che da questa la cornice. Mi piaceva tanto questa collezione, sì. Guardiamo il terzo, che è questo qua. Quest'anno mi sa che è meno di 5. Ah, oh, qua abbiamo acquerellato. Questi sono gli ink di Tommaso. Domani è già il 1° dicembre, mamma mia, infinito. Questa è sempre la nostra Frosty. Bellina, dai, non sono molto contenti i miei gatti di farsi le foto con me, ma io li obbligo, quindi. Qui c'è la bustina, cookies for Santa. Spero di riuscire a fare tante foto, spero di riuscire a farne... Ah, questa qui mi aveva causato grandissimi scompensi, ma infatti non gira benissimo qua. Però, beh, più o meno. Non gira benissimo perché si sarà... infatti c'è qualcosa lì, ok. Questa era una delle fustelle interattive della Low Fun e qui mi si è... si è scappato un pezzettino del biadesivo. Ci aveva fatto sudare un po'. E qui abbiamo acquerellato sempre a destra e a sinistra le due cover. E l'ultimo. È sempre bello sfogliarli. Aspettate che questi li metto a terra. Questo è l'ultimo con la bustina in cui mettevo i ritagli. Poi mi sono evoluto, ho fatto le mie bustine. Ma questo sì, 2020 sì, è l'ultimo. Questo è il timbro Buon Natale che avevamo fatto, che era un biglietto in realtà di auguri di tanto tempo fa, che avevo fatto qualche anno fa e poi l'abbiamo trasformato in timbro. Oh, i Santa's Friends di Moda Scrap. Qui avevo scoperto che Snapchat funziona anche su di loro. Loro no entusiasti, io tantissimo. Questi sono i amici di Tim. Anche questo è un timbro di Timolz. Voilà, questo me l'aveva regalato Manuela. Qui ci sono gli Yeti colorati malissimo, ma non importa. La Vigilia, il mio maglioncino stupido. Ah, poi questa pagina qua mi piace tantissimo. Questa è una collezione di Eco Park. Bella, sempre questi toni che ripetono ogni anno variando un po' la collezione, che sono bellissimi, così che possiate coordinare anche un po' eventuali avanzi che avete. Voilà, Natale, devi ancora finire quello dello scorso. E questa è la fine del nostro calendario, il 25. Avevo montato questo con Santa's Friends, questo era l'addio al 2020, ce la posso fare. E qui abbiamo scoperto Tummy, un'altra applicazione che ci ha dato parecchio materiale da scrappare, direi, no? Bellissimo. È sempre bello risfogliarli. Non so chi è stato con me l'anno scorso con tutti i video, sicuramente ricorda. Vediamo come andrà quest'anno. Sono ottimista. Allora,
Ah, intanto vi faccio vedere qua il calendario dell'avvento nuovo, e questa è la prima pagina, io l'ho inserita qui dentro, che sarà l'apertura, poi deciderò se decorare anche i lati, e questa sarà la prima pagina. Volendo, domani avrò già ben due facciate in più da decorare, poi deciderò che cosa usare, decido praticamente sempre all'ultimo, un po' con quello che arriva, quindi non vi farò di nuovo un mega super contenitorone dentro cui butterò tutto quello che useremo in questo mese, quindi troverete poi un riepilogo lungo. È sempre bello, sì, non hai le tue cose, mannaggia, ci vorrebbe un piccolo set per la trasferta, no? Allora, questo è il timbro che vorrei usare. Tantissimi dei timbri di Timolz si adattano perfettamente a questo tipo di acquerellatura molto molto blanda. Vedrete che ci mettiamo 22 secondi, ci metterò di più a tagliare la carta. Questi in pratica vanno benissimo anche in bianco e nero, tanto sono belli e tanto sono dettagliati, ma se noi volessimo dargli un tocco di colore, sia che vogliamo mischiare più colori, che decidiamo di utilizzare un unico colore, quindi di farlo monocromatico, questi timbri sono splendidi e possiamo usare anche gli ink liquidi di Tommaso. Vi faccio vedere come faccio adesso. Per comodità ho preso un tappetino nuovo per il per il piano di Tim, così spatascio gli inchiostri qui sopra e poi li pulisco un pochino più piacevolmente. La cosa che faccio prima è solo tagliarmi qualche pannellino. Questi pannellini poi li monteremo. Sono passati tanti anni da quando ti chiamavo Luca, sì, chissà perché. La storditaggine, e dire che al tempo ero meno stordita di adesso, quindi, però mi imparo dopo un po'. Meriti un premio, ma come hai fatto un binder solo? Non lo so, me le spiego queste cose. Datemi lezioni. Allora, taglierina. Allora, mi taglio semplicemente le basi, i pannellini delle card. Questa qui è già a 4 1/4, me la taglio a 5 1/2, così ne ho due. Anche un po' meno, potrei fare 5 1/4 per 4 1/4. Ci sta il timbrone? Ha proprio a filo, va bene. Potrei anche lasciarlo un pochino più grande in realtà, così almeno non abbiamo il problema dello spazio. Questo lo lasciamo a 5 1/2. Ne taglio, 4 5. Facciamo un paio di prove, stasera è un po' tardi, però ci proviamo lo stesso. Tanto è veramente rapido il lavoro che dobbiamo fare, vedrete la resa, se non combino pasticci, la resa che hanno. E dicevo, di questo timbro qua ne sono rimasti pochissimi, tipo due, e al momento, siccome una delle novità di quest'anno, è praticamente introvabile, però ce ne sono tantissimi di Tim. Se cercate i timbri della Stampers Anonymous, ne trovate tanti che si adattano perfettamente. Allora, decidiamo che inizio con questo. Me lo posiziono lì, è un po' sporchevole, però la cena è già proprio meraviglia, anch'io ho tutto pronto, sto facendo spese da single imbruttita proprio. Allora, prendiamo un po' di petrolio, poi prenderei un po' di viola, me li spruzzo qua, e poi non importa se li mescolo, un po' di turchese, grigio. Allora, prendo il pennello in silicone, quelli anche di Finna Barbie, sono in silicone, sono perfetti, e pesco il colore. Come vedete ci sto prestando tantissima attenzione a quale colore sto mettendo dove, non ha importanza, nel senso che non stiamo colorando, ma vogliamo dare un effetto acquerellato. Il pennello in silicone distribuisce abbastanza bene il colore per quello che dobbiamo fare noi. Adesso prendiamo una platform. Mettiamo il nostro pannellino, ne ho presa una grande, ma vabbè, guardate, lo posiziono qua. La data in cui hai sottoscritto la Fidelity devi andare a prendere nel tuo account, nella sezione del riepilogo prodotti, e vai a vedere quando l'hai ordinata. Cerchi la Fidelity e vai a vedere quando l'hai ordinata. Allora, qui si tratta di lasciare il tempo all'inchiostro di trasferirsi sulla carta. Questa è la mia base bianca, che non è una carta acquerellabile, però è molto ricca di cellulosa, quindi con il colore reagisce bene. Ne ho messo un po' troppo, però vedrete che quando si asciuga l'effetto che dà è bellissimo. Riproviamo.
quello lo lascio ad asciugare lì e vedrete che bello che è una volta che si asciuga. Stendiamo, qui non mi vedete, ma devo prendere la platform un po' più piccola. Guardate, facciamo così. Stendiamo il colore di modo da non avere grossi accumuli, così. Ok, guardate, lo so che è al contrario, portate pazienza. Così, diamo il tempo di trasportare il colore. Vedete come viene segnato? È un po' come se fosse una ghost printing. Se ho una zona che è poco dettagliata, se adesso riesco a capire qual è, visto che è al contrario e deve essere questa, semplicemente ci vado a ripassare sopra. Vedete? E lo lascio asciugare. Devo trovare la platform più piccola, se no non riesco a farvi vedere niente. Ah, vabbè, quello non doveva succedere, adesso lo rifacciamo. Vedete? Quando si asciugherà si vedranno molto bene i dettagli e le macchie di colore che si formeranno saranno molto 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 belle. Allora, vediamo se riesco a pescare la platform più piccola, che così riesco a aggiustarmi lo spazio un pochino meglio. Il pennello in silicone ha di bello che... Non so quanti di voi hanno rovinato i pennelli usandoli per spalmare la colla, io tantissimo. Tantissimi ne ho rovinati. I pennelli in silicone ci permettono di non rovinare, di essere utilizzati con qualsiasi medium e di non, e di non perdere lo strumento. Nel tuo account c'è proprio un bottone che si chiama riepilogo prodotti ordinati, una cosa del genere. È proprio un bottone. L'abbiamo messo, c'è già da tanto tempo, qui ho macchiato e questo lo useremo al contrario. Perdonatemi un secondo, cerco solo un attimo la platform più piccola che così magari riesco a... a maneggiarla meglio qua. Allora, eccola qui, eccola qua, usiamo lei. Giriamo solo questo dalla parte giusta, le mani verranno pulite forse, chi lo sa. Allora, prendiamo un altro ingombro e lo mettiamo qui, sì, così dovreste riuscire a vedere. A questo punto il timbro, che adesso è asciutto, lo metto qui così, lo pesco e ve lo faccio vedere al contrario, scusate, faccio un po' di giri. Aggiungiamo un colore tipo questo che è il borgogna. E lo spalmiamo. Ne pesco anche qualcuno degli altri e lo spalmo. Ad aggiungere si fa sempre in tempo, se ne mettiamo troppo diventa un paciugo. Mettiamo un pochino di questo qui sui rami verdi, che dà un tocco un po' più a... Ok, adesso lo giriamo e appoggiamo di modo che il colore si trasferisca. No, lo potete usare anche con i clear, bisogna solo fare un pochino più di attenzione, però funziona anche con i clear, è meno facile, un pochino più difficile, ma questo pennello sì ci sarà tranquilla. Vedete, adesso io intensifico un pochino questa zona qua. Guardate, vedete la bellezza? E questo è quasi monocolore, in realtà il verde poi come si è mescolato con il borgogna non si vede più, però guardate, adesso puliamo il pennello, ci mettiamo un microsecondo. Ho perso la salvietta, ero stata così furba da portarmela qua. Puliamo un pochino la tavolozza colori e proviamo. Le mani le puliremo una domani, inizierò a fare questa serie di video con le mani conciate malissimo, ma non importa. Allora proviamo a farlo per esempio solo in grigio. Potremmo fare grigio argilla. Ah, guardate, ho anche un pochino di caffè.
così. Allora, puliamo anche il timbro magari, Clelia, però. Ok, timbro a posto. Prendiamo un altro pannellino. E voilà. Questi ce n'erano un paio quando ho iniziato il live. Purtroppo è uno dei timbri nuovi, quindi non si recupera in questo momento, però dicevo che se fate un giro tra i timbri di Timolz, Stampers Anonymous, ne trovate tantissimi che si adattano, anche tra quelli più vecchi, che si adattano benissimo a questo tipo di tecnica. Ecco, non lasciamo tanto colore, piuttosto lo portiamo via un po', perché sennò fa un po' di pozzetta di colore. Forse qui ce n'è un filo troppo, ma cercherò di essere delicata. Se sono andate fuori dall'impaginato, devi settare semplicemente le impostazioni. Sono tutte tagliate nello stesso modo. L'impaginazione che ho usato è stata la stessa per tutte. Quindi, voilà, guardate che meraviglia. È stata la stessa per tutte, quindi dovete solo lavorare sulle impostazioni. Piuttosto, se vi dà problemi, perché se si lancia la stampa direttamente da JPEG, a volte può essere problematico, potete provare a impostarlo su un foglio di lavoro di Word e quindi riuscite a regolarlo meglio, gli date la stampa senza margini. Guardate che meraviglia. E questo lo lasciamo qua. Questo, che è il primo, che aveva troppo colore, è un po' troppo paciugato, quindi bisogna tarare meglio. Adesso ne faccio ancora così uno con il grigio. Grigio caffè, ormai è diventato praticamente caffè. Voilà. Cerco di spalmare meglio il colore che c'è qui. Vediamo come viene una timbrata di seconda generazione. Beh, è veramente bella. Adesso gli spalmo ancora un briciolino di colore, ma poco. Cerco quantomeno di metterne poco. E vediamo. Ne ho messo troppo, ma guardate che bello. Sembra una stampa... Sì, esatto, è un po' l'effetto, assolutissimamente sì. Allora, aspettate che lo poso qui, dove posso non fare danni. Poi sì, puliamo questo, proviamo l'altro timbro. Stasera ci leviamo le mani con il chiff. Così sì, probabilmente sì, bravo, è una bella idea, Luigi. Se non avessi tolto questo, è una bella idea. Bisogna mantenere il timbro nella stessa posizione, altrimenti andare a centrarlo è veramente, per me è impossibile, per come sto messa. Però sì, assolutamente, dà l'idea del colorato fuori dai bordi, no? Allora, questo che è meraviglioso, noi lo mettiamo qui così. Le frasette le timbriamo tutte dopo. Allora, così. Vediamo un po', proviamo a stamparlo in... Questo è un viola, avevo preso anche l'argilla, eccolo qua. Il timbro viene pulito in niente, quindi... E lo spalmiamo. L'argilla si vede un pochino meno, quindi secondo me dopo gli daremo un'altra timbrata con un po' più di colore, ma prima vediamo come viene, tanto stiamo sperimentando. Troppo, spalmiamolo. Ok, giriamo così vedete il risultato e trasferiamo il colore, che è liquido in questo caso, quindi vedete è troppo chiaro. Proviamo a lasciarlo un briciolino di più. Qui per esempio non si vede tantissimo perché è tanto chiaro, ma secondo me adesso se lo dovrei asciugarlo, l'ultima a prendere il team, dovrei asciugarlo e dargli su una timbrata con un colore un po' più definito, un po' più scuro. Intanto guardate questo, la meraviglia. Fatemi prendere l'emboss. Siate pronti a chiamare il 118. Queste le mettiamo a terra. 112 ormai. Aspettate che prendiamo l'emboss. Ok. Così gli diamo un'asciugata. Ok.
gli diamo un'asciugata e proviamo a ridargli definizione con un colore più scuro. L'argilla effettivamente è un colore un po' così, però mi piaceva l'idea di provarlo. Allora, lo tolgo da qui, tanto è a registro nell'angolo e quindi posso facilmente rimetterlo nella stessa posizione. Asciughiamo anche un po' dietro. Giusto da togliere il grosso dell'umidità, ragazze e ragazzi. Voilà. Ok. Lo riappoggio qui e prendo, per esempio, metto del caffè. Un goccio di caffè qui sul mio tappetino, sulle mie dita tantissimo. Una platform mia, ma no, ci sono già quelle dei brand seri. Inchiostriamo, che poi chiamarmi brand mi sento di mettere il piede dove non dovrei. La platform magari no, ce ne sono già, c'è la Misty che insomma ha avuto l'idea, che ha rivoluzionato il nostro modo di timbrare. Ok, voilà, proviamo a timbrare sopra una, mi si è sganciata la platform, a timbrare sopra una timbrata che si vede poco, con un colore, stiamo timbrando con un colore più definito, più scuro, il caffè. Non gli piace tantissimo, vero? Beh, si vede un po' meglio, proviamo a lasciarlo depositare un pochino di più. Così. Di Amazon, sì. Oh, guardate, comincia a prendere forma. Adesso facciamo quello che Luigi ci ha suggerito prima. Luigi, non Luca. E proviamo ad asciugarlo e a ritimbrarci sopra con il nero. Forse questo timbro qua è un po' più difficile. Adesso ci riproviamo con il, o con il petrolio o con il borgogna. Vediamo. Non su tutti i timbri magari l'effetto è bello, vediamo, noi stiamo sperimentando. Sapete che io pianifico, è meglio che io pianifichi poco, perché quando pianifico va tutto assolutissimamente a rotoli, quindi... Allora, asciughiamo qui e prendiamo il nostro VersaFine. Non so quanto venga bene, perché è molto scuro. Proviamo a vedere. È tanto scuro, però fatemi fare una prova, perché mi sta venendo il dubbio che questo timbro sia tanto tanto scuro, quindi forse è tanto fitto, quindi forse è per quello che non si riesce a timbrarlo bene con l'acquarello. Proviamo. I rametti mi sembrano abbastanza uguali rispetto all'altro. Ah, vedete, tanto tanto scuro. Sì, sarà quello. Forse questo non riusciamo a timbrarlo bene con l'acquarello, perché vedete che è così. Attenzione, chiuso il timbro. Sì, perché se non lo personalizzo con delle frasi stupide non potrebbe essere mai mio. Vediamo. Adesso ho fatto la borsa. Poi farò un pulitore per le mani. Allora, vediamo se ho un'altra base qui pronta e facciamo un'altra prova magari con il petrolio. Proviamo, magari questo timbro qua non si presta bene per questo tipo di tecnica. Potrebbe essere. Se fate la prova con quelli in silicone, fate molta attenzione a togliere bene gli eccessi di inchiostro, perché quello potrebbe far venire un risultato non particolarmente bello. Ok, puliamo questo, ci va un secondo. Allora, una carta per i timbri. Sai che non ho capito che cosa cerchi. Ok, inchiostriamo, cerchiamo di non fare pozzanghera di colore, perché il silicone vi aiuta a metterlo, ma un pochino anche toglie, quindi potete, una volta che l'avete fatto due o tre volte questo tipo di timbrata, capite quando ce n'è troppo, a meno che non siate me, allora può essere che ci vogliono un po' più di volte, però. Ok,
giriamo. E appoggiamo, teniamo premuto un attimo. No, questo è già molto meglio. Probabilmente bisogna studiare un pochino bene i colori con cui fare questo tipo di prove. Perché guardate, io adesso rifilo. No, lascia lì, mamma, non metterlo lì sopra, che ho paura che sporchi. Perfetto. Questo secondo me è già venuto molto meglio. E lo lasciamo qui. Noi abbiamo usato lì il petrolio che avevamo mescolato al borgogna e l'effetto era bellissimo. Adesso vediamo se ho un altro pannellino libero, se no lo tagliamo. Mamma, non è che mi passeresti un mazzetto delle nostre basi? Se ce l'hai comodo, così lo tagliamo. Intanto guardate. Questa è una macchiolina lì, ma noi ci mettiamo qualcosa sopra perché questa timbrata qua alla fine è bella. È quella che faceva un po' di pozzangherina. Bellissima. Questa è stupenda. Questa si sta asciugando. Ah no, non è quella lì, è questa qui, quella che era troppo troppo querellata. No, no, scusate, ho sbagliato. Vedete, questa non rimane. Se i mica stain rovinano il timbro. Che bella domanda. Allora, sono inchiostri che hanno dentro, che hanno all'interno delle particelle di mica. Non dovrebbero rovinarli. Farei una prova su un timbro brutto e vecchio per non rovinarlo invano. Che meraviglia. No, sei piena di compiti di francese. Voilà. Questo è molto bello. Non tutti i timbri si prestano bene, forse per questa tecnica. Fino ad ora a me era andata abbastanza bene un po' con tutti. Vediamo se ho qui. Guardate, questi sono i fiocchi di Florilège. Lasciameli sulla sedia che così li prendo. Voilà. Meno fitti sono, forse da un certo punto di vista è più è facile, no? Guardate che meraviglia. Ho scelto dei timbri complicati, però. E guardate la seconda timbrata per fare gli sfondi, è bellissimi. Sono bellissimi. Allora, madre mi ha portato una serie di basi, adesso ne taglio un paio, così facciamo ancora qualche prova. Anche solo una timbrata e via. Infatti noi useremo i timbri che sono all'interno di questo set e gli mettiamo una base che può essere, ho preso il mio nero perché secondo me con le card di tinta, con i timbri di tin in nero dietro ci sta bene. Facciamo ancora un paio di prove. Proviamo con questo colore qua. Così. Cerco di non esagerare e proviamo. Così. Vediamo. Guardate. È bellissimo. Ma provate con i timbri che avete, fate una prova, vedete se questa tecnica vi piace e poi potete usarla in realtà su diversi timbri. Bisogna fare la prova. Alcuni timbri sono più facili da usare con questa tecnica che altri. Questo qui è un po' più complesso, come avete visto, i timbri di Florilège, quello lì che abbiamo usato dei fiocchi, è perfetto e quindi in realtà vi consente di avere un ottimo risultato con pochissimi tentativi. Proviamo solo caffè. E lo lascio sporco, vediamo cosa ne viene fuori. Allora, adesso è molto ricco di colore, quindi ne tolgo un po'.
E poi provo. Io l'ho vista, credo, usare da qualcuno e l'ho usata diverse volte in diversi progetti. È sempre molto bella ed è molto semplice. Allora, portiamo via un po' di colore. Vedete che meraviglia, cioè è proprio tanto team, no? Ne proviamo ancora una, riprendo l'altro timbro, questo. Questo è un po' più semplice. Asciughiamo quello lì, scusate. Così. Il caffè dà questa resa fantastica. Questo che è un pochino più arioso e più semplice. Cioè, più semplice. Si presta meglio per questa tecnica, semplicemente. Pennello sporco. Prendiamo il colore e lo mettiamo un po' così. Proviamo, se poi ci serve ancora dell'inchiostro, ne prendiamo dell'altro. Lasciamo appoggiato un pochino. Ups. Vedete che giochi di colore con gli avanzi di colore. Adesso io prendo un pochino di borgogna e cerco di riempire quei vuoti, ma poco poco poco, difficilmente mi sarà un po' complicato capire esattamente dove, ma lì, queste bacche qui e questa parte qui sotto. Proviamo. Quella foglia, cosa non è? Facciamo questa parte qui un briciolino, proprio poco. Guardate, è bellissimo secondo me. E piano piano in realtà potrei andare a rifinire. Adesso non voglio aggiungere troppo inchiostro perché non sono bravissima ad usarlo. Guardate, per ora me lo dà non ordinabile. Purtroppo sono le novità di Timolse e quelle ci fanno sempre un pochino penare tutti gli anni. Per ora i distributori ce l'hanno come disponibilità sconosciuta. Proviamo di qua. Proviamo così. Vedete, piano piano, se ci facciamo particolarmente attenzione, andiamo a posizionare il colore lì dove manca. E lo lasciamo così. E guardate che meraviglia. Pochissimo colore. Adesso questo si asciugherà. Ne prendiamo ancora un altro. Lasciamo il pennello sporco e aggiungiamo, per esempio, questo è turchese. Io vorrei un po' di petrolio. Where is? Petrolio. Poco colore alla volta. Ve lo faccio vedere così. Allora, adesso facciamo una prima passata su tutto e poi andiamo a rifinire laddove ce n'è necessità. Come abbiamo fatto con quest'ultimo, vedete che ci si prende la mano, si conosce, si inizia a conoscere un pochino il timbro, è necessario fare diverse prove. Ok, vedete come è chiaro? Io adesso vado a rinforzarlo dove voglio che sia più deciso. Mi servono tutte quelle parti lì, ovviamente, che si vedono poco. Vedete? Prendo a questo punto un po' di turchese e faccio delle piccole zone. Questa parte qui della pallina con le bacche. Vedete? I colori poi si mescolano tra di loro.
e gli effetti sono bellissimi. Vedete, il timbro già di per sé ha un effetto molto molto vintage, quindi si presta bene, si presta facilmente. Riprendiamo un pochino il pupazzo qui, poco poco. Io lo trovo bellissimo come effetto. Adesso puliamo, facciamo la timbrata del sentiment e le montiamo se vogliamo su un pannellino. Io avevo preso del nero, vediamo se può andare bene. Ok, allora, così, per le mie mani poi usiamo il cif. Il pennello in silicone, se rimane leggermente ambrato, scusate, ombreggiato del colore degli inchiostri, non importa, il silicone è un materiale poroso, quindi un pochino assorbe esattamente come i timbri, ma nel momento in cui lo voglio riusare sarò tranquilla che non avrà nessun tipo di residuo, sia che io lo usi con la colla che io lo usi con qualsiasi altro medium, come può essere per esempio l'inchiostro in questo caso. Allora, questo lo mettiamo qui e poi ci penso. Allora, raccogliamo i vari pannellini che abbiamo fatto, quelli che decideremo di usare. Questo non è malvagio, però non è venuto molto ben definito perché bisogna fare dei tentativi. Però questo va benissimo, anche questo è molto bello secondo me. Questo anche. E poi ne abbiamo una serie. Guardate. Questi sono tutti belli. Questo un po' meno. Questo è un po' anacquato e lo tengo di qua. Questo però è bellissimo. Questo è quello che abbiamo fatto con la parte anacquata e poi il nero sopra. Secondo me è un po' troppo scuro, però terrei questo. Allora, io avevo pensato di montarle su un pannellino nero. Vediamo come ci sta. Magari non ci piace, non lo montiamo su un pannellino nero. Andateli a vedere, per chi è orfano che non è riuscito a prendersi questo timbro, andate a vedere sul sito, cercate i timbri della Stampers Anonymous o i timbri di T-Molds, poi questi li puliamo un po' meglio magari, e vedrete quanti ce ne sono che si prestano perfettamente a questa tecnica. Sono tutti bellissimi i timbri di T-Molds, però alcuni di questi sono veramente perfetti per spennellarli di colore così e utilizzarli come card ready to go, proprio prêt à scrapper. Allora, prendiamo un pezzettino di nero, proviamo a tagliare un pannello. Allora, noi abbiamo fatto la card, il pannello l'abbiamo fatto 4 e un quarto per 5 e mezzo, quindi devo fare un 4 e mezzo per 5 e tre quarti. Vediamo se ci può piacere. Questo è il mio nero da 2,60, 5 e tre quarti. Vediamo come ci sta, perché non è detto che magari non ci piace. Bisogna vederlo con un timbrino, forse non mi fa impazzire. Bisognerebbe aggiungere qualche tocco di colore, che potrebbero anche solo essere delle macchiettine, però forse il nero è troppo forte. Cosa ne dite? Forse sì, non saprei che colore usare in realtà con questi colori così vintage per non farli. Ma allora facciamo una prova e timbriamo un sentiment, perché anche quel sentiment poi prende proprio tutto un mood diverso. Questi ormai sono tutti asciutti, posso anche sovrapporli. Quella macchiolina io la terrei perché non è brutta, anzi. Sono un po' indecisa sul nero. Allora, i sentiment sono tanti. Possiamo anche pensare di timbrarne due in realtà, eh. Proviamo. Uno lì e un let it snow, let it snow, let it snow lì. Già meglio. Forse ridurrei un po' la dimensione della card stessa. Fatemi fare un tentativo perché sono indecisa sul colore da utilizzare per il pannello, perché forse il nero è un po' tanto scuro, ma se io facessi una cosa così.
o il craft, dite, il craft forse ci risolverebbe. Allora, gli sto togliendo un quarto di pollice da un lato e un quarto di pollice sopra. Beh, va già meglio. No, vabbè, mi piace già molto di più. Potremmo arrotondargli gli angoli. Cosa ne dite? Fa già molto più team così. Cosa ne dite così con questa spaziatura? Io intanto timbro gli altri, mi scelgo i sentiment, intanto che aspetto che mi diciate che cosa ne pensate, così ottimizziamo i tempi. Con i timbri in gomma di team mi sento abbastanza tranquilla e quindi vado così. Piace anche a me così, sai, con il nero sotto, sembra proprio cartolina degli anni 50. Bella. Have yourself a merry little Christmas. Bello questo font anche della macchina per scrivere. Mi piace. Allora, tiriamo via mezzo pollice, un quarto di pollice anche da qui e anche da qua. Ok, poi facciamolo su tutte, che così ce le ho tutte a misura. Non vi piace col nero così col bordo? Secondo me fa un sacco album di quelli vecchi anni 50 con le pagine tutte nere, no? Che ne dite? Allora, gli togliamo via un quarto da qua e un quarto di lato, un quarto di pollice, così. Facciamo anche su questo e di qua. Fa molto vintage proprio sul... brava. Mettiamo il coperchio qua. Ok, facciamo, sistemiamo così. È un quartino anche di qua, anche se viene via un pezzettino del cappuccio, va bene lo stesso. È troppo tardi, non l'ho fatto di proposito, però è successo. Mascherina che sono. Così, è un quarto, quindi questa è misura. È troppo tardi, too late. Fatto il misfatto. Ok, è un quarto di qua. Allora, io sono sincera, il nero mi piace molto, perché secondo me col craft, adesso lo proviamo, aspettate solo che intanto stondiamo gli angoli a tutte, che così anche quello è fatto, un angolo di qua e un angolo di qua, così mi sa proprio cartolina anni 50. Questo è così. L'altra è già fuori. Questo, quindi questo lo possiamo togliere. Vediamo se ho un pezzetto di craft qui. Non è proprio indicativo. Adesso ne prendo uno intero, ma secondo me no, sapete? Me lo avvicineresti, mamma, un foglio craft. Lì del Basil. Dall'altra parte, lo trovi dall'altra parte. Così. Bianco. Craft. Ah, questa non ho stondato. Così. Ok, anche a me col nero piace molto, ma adesso ve lo faccio vedere sul craft. Questo è sul nero, ve lo faccio vedere sul craft col pannello giusto magari. Secondo me è molto meglio col nero. Sì. Allora, io lo incollerei sul nero, ragazzi. E devo cercare poi un qualche elemento che gli dia profondità, che potrebbero essere i drip drop, potrebbero essere le semiperle di... Potrebbero essere le semiperle, ragazze. Sì, secondo me sì. Allora, incolliamoli.
Sì, sentenziamo che il nero va bene, devo tagliare i pannelli perché ne ho solo uno, tenerezza. Ok, allora me ne servono 1, 2, 3, 4, 5, altri 6. Quindi ho questo che è sempre 4,5 per 5 e 3 quarti. 4,5. Fa molto anni 50. Sì, l'idea era un pochino quella. Sapete, chi di voi segue Tim sa che lui è patito di memorabilia vintage. E ha in casa questa esposizione fantastica di tutte queste scatole, queste decorazioni anni 50, 60, bellissime. Ne abbiamo 3. Quindi 4 e 3 quarti e 4 e 3 quarti. Così. E poi li tagliamo a 5 e 3 quarti. Così abbiamo i pannellini pronti. Così. Le paillettes traslucide, le semiperle, secondo me sono un'ottima soluzione. Adesso le proviamo, fatemi solo finire di incollare, timbriamo. È un lavoretto veloce veloce quello di oggi. Diciamo che sto facendo stretching per i prossimi 31 giorni, 32. Quest'angoletto si ridurrà in una maniera innominabile, ritengo. Vabbè, lo vedrò solo io. Ok, e mi tengo da parte le card che devo ancora timbrare, che così poi le timbriamo tutte insieme. Questo è meraviglioso. Vedete, a prenderci un pochino la mano. È stupendo. Buonasera, chi sta arrivando adesso? Stiamo giocando con un timbro di Timolz e i colori spray di Tommaso che possiamo usare per timbrare anche e dare un effetto semi-acquerellato. Abbiamo visto che ci vanno un paio di tentativi, a me quantomeno, poi magari voi siete più rapide di me nell'apprendimento. Così. La casa sembra un museo, ha una marea di memorabilia e lì dentro c'è anche la scatola con cui gli abbiamo mandato le nostre card. Mi ha detto che l'aveva tenuta lì. Tac. Gli avevo preso una scatola su eBay, credo, una scatola vintage anni 70 che conteneva il panettone, una scatola originale. Mi era piaciuto molto, quantomeno è stato così carino da dirmi che gli è piaciuta molto. Ok, allora. Prendiamo i nostri sentiment abbastanza indifferentemente e li timbriamo. It's the most wonderful time of the year. Lì, se ce ne fosse uno piccino piccino, potrebbe essere Let It Snow. No? Questo. Lo mettiamo qua. Ok, e la spostiamo qui. Poi questo Let It Snow possiamo riusarlo qua sotto. Sembra perfetto. Ok, e lì ci mettiamo un timbrino più grande. Avete diverse opzioni per costruire la card. Adesso le ottimizzo un po'. Così. In the air there's a feeling of Christmas, c'è la sensazione del Natale nell'aria. Vediamo se possiamo. Hai visto la tua card da lui? Ah, quando ci ha mandato la foto? Carino. Have a holly jolly Christmas. Qui c'è già, qui ci possiamo mettere, sì, anche lui ci sta bene. Ok, e le ho timbrate tutte, adesso pulisco massivamente, chiudo questo, pulisco massivamente i timbri e
Non ho idea di che font sia, non lo so, uno dei tanti font a macchina per scrivere, ne trovate tantissimi anche ad uso. Ah, questa me la sono completamente dimenticata. Questa è tanto bella, non possiamo lasciarla lì. Aspettate. C'era un pannellino in più. Scusate, ma quando una è stordita. Puliamo i timbri, adesso stondo e incollo anche lei. Diamo una pulita ai timbri. La calza di... no, l'ho riordinata la calza di Doodlebug. Spero di riuscire a tenermela col prossimo arrivo. Ne ho ordinate parecchie, di più di questa volta, quindi insomma spero ottimisticamente di poterne tenere una pour moi. Non è mai detto, però insomma, proviamoci. Sì, le calze tornano, le ho ordinate stamattina. Questo. Le ho ordinate stamattina, sì. Secondo me fine settimana, inizio della prossima. Ah, questa non l'ho ridotta sopra di dimensione, vabbè, non importa. Ok, allora adesso abbiamo le nostre card, questo lo posso mettere via, che sono qua. Allora, in realtà ad ora siamo messi così, che sono già belle così, sono molto vintage, secondo me fanno molto happy days. Una cosa che possiamo fare per aggiungere un pochino di profondità, per esempio abbiamo i Cosmic Drip Drop della Taylor, oppure ci sono le mezze perle, ci sono anche quelle di Moda Scrap, ma adesso qui non le ho, ho questi qui che avevo aperto, e secondo me questi, un bel tocco di colore tra quelli semitrasparenti argento e quelli scuri, ce lo dà, ci aiutano. Adesso io ne metto un po' qui e li incollo. E poi direi che la card in realtà può, le card possono anche essere terminate così. Io trovo che siano deliziose. Torneranno, Alida, anche per noi. Mi sento di rassicurarti. Mi sento di rassicurarti un po'. Devono tornare, se no rimango senza anch'io. Ma senza, brutalmente. Sono finiti anche un sacco di doodle pop, ma tornano. Ho riordinato tutto. Su. Qui un po' più di colla, che magari metto quelli un po' più grandi. E queste anche le metteremo poi nei pacchi in partenza. Vedete? Semplice, però secondo me è molto molto carino. Qui c'è anche qualche schizzo di colore che non è male. Qui ne giriamo qualcuno, li possiamo anche mescolare. Qua. E ne metto uno lì. Basta poco. Ci sono solo con la calza. Io li voglio, ma riusciremo ad averli, abbiate fede, ne ordinate parecchie di calze, insomma, cioè vuoi che non riusciamo ad averle? Su, vi vorrei ottimista in questo caso, su, che la vita è fatta di doodle pop, quantomeno, ci piacerebbe molto. Colla, doodle pop, cioè scusate, drip drop. Ma anche tu Alida, hai delle brutte abitudini. La palestra non fa per noi scrapper. Non so. Bisogna che ci insegnino tutto. Io ho provato diverse volte nella mia vita la palestra. La palestra ha deciso che non facciamo, non possiamo stare insieme. Allora, è uno stile di timbri strano in effetti, però secondo me è declinato. Allora, tutto quello che mi fa vedere Timolza a me piace, poi che io potrei usare i prodotti così come li uso, questo non riuscirò mai a girarlo, vabbè, non importa, che io possa pensare di usare i prodotti come li usa lui, magari no. Però devo dire che tutto quello che vedo fatto da lui, fatto dal team che ha scelto per la promozione dei prodotti, mi piace sempre tanto.
Questi timbri non richiedono grandi doti di colorazione se li utilizzate in modo furbetto, tra virgolette, e in realtà potete uscirne fuori con una card deliziosa con pochissimi passaggi. Guardate che effetto con questi colori, e se vi piace lo stile vintage o se avete qualcuno a cui questo stile piace particolarmente, è sicuramente un ottimo modo di far arrivare un biglietto che li colpirà. All'inizio a me questo stile piaceva tantissimo, poi i gusti cambiano, quindi in realtà adesso magari non mi ci metterei a fare una card così, però vedete, usato così, a me comunque questo stile piace tanto. Poi ci farei un album intero? Forse no. Allora, il discorso è sempre quello, ragazzi, finché non li vediamo usati, ma questo vale anche per me che ho un negozio e che mi passano tra le mani veramente tantissimi prodotti, se non c'è una foto, se non li vedo usati, a volte non ne capisco minimamente la potenzialità, oppure a volte compro delle cose in quantità pazzesca perché mi sembrano meravigliose e poi quando arrivano dico, ah, ok, non eri chissà cosa. E succede. Un doodle pop per la vita, sì, no? Qua e qui ci mettiamo, ne mettiamo uno medio, così. Ne ho presi tanti, sì. 2 ore di educazione fisica anch'io, Claudia. A parte che sono sempre stata super sciancata fin da giovane, quindi ho sempre avuto le ginocchia gigie e quindi le ore di educazione fisica per me erano un disastro in termini di conseguenze. Così. E poi sono sempre stata assolutissimamente super scoordinata, quindi quando avevo capito la sequenza di esercizi da fare erano già passati al terzo esercizio successivo, quindi insomma, che dire. Uno piccino lì. Esagero, ma lì non abbiamo messo il secondo timbro, possiamo mettere un paio di questi in più. Volendo potremmo ancora fare delle macchiettine di colore che potrebbero dare ancora quel dettaglio in più. Adesso magari le facciamo, possiamo fare di un colore un pochino più vivace, adesso vediamo. Finiamo solo di incollare questi. Ce la possiamo fare così e magari uno lo mettiamo qua. Questi sono i Cosmic Drip Drop. Ok, allora mettiamo via questi che sono avanzati così. Li mettiamo qua. Allora, rivediamoli un secondo. Vai a scuola di ballo, che meraviglia. Ecco, io sono la scordinatezza. Ho provato a fare step. No. Ho provato anche a fare pilates dopo una serie di operazioni al ginocchio che mi hanno sciancato ancora di più. E mi ha rimesso a posto la schiena, ma in quell'ora e mezza, quell'ora in cui ero lì, pensavo a tutte le cose che avrei potuto fare invece di essere lì. Quindi forse non è stato esattamente amore. Maybe not. Allora, sono molto molto semplici, però guardate l'impatto. Potremmo fare qualche macchiolina di colore. La macchiolina di colore potremmo decidere di farla con l'azzurro, che qua secondo me non sta male, oppure potremmo farla col nero, col grigio, con l'argilla, con colori che tendenzialmente un pochino si sposano con questa palette. Qui abbiamo mescolato diversi colori, quindi a volte la risultanza della tinta che abbiamo è la miscela degli ink di Tommaso che abbiamo utilizzato. Secondo me 2 macchiettine di colore le possiamo tollerare. Possiamo utilizzare il borgogna. Proviamo. Al limite non le metto nei pacchi se le rovino. Sono macchie, quindi siamo tutti rassegnati al fatto che andranno un po' dove vorranno. Ve lo dico. Vanno, sono macchie. Bisogna lasciare, liberiamo le macchie. Loro non necessitano di Green Pass, possono andare. Sono macchie. Non andranno mai dove volete.
andranno sempre dove non desiderate che vadano. Sono macchie, sono anarchiche. Ci sono folli, tipo il Bottalico, che pretendono di controllare le macchie, ma qualcuno poi dirà loro che le ultime, prima o poi qualcuno dirà loro che sono macchie e vanno dove vogliono, ed è giusto che vadano dove più si sentono libere. Loro hanno il super, esatto. Allora, adesso non bisogna toccarle fin quando non si asciugano, perché altrimenti corriamo il rischio di fare lo spatascio massimo. Questo qui è un timbro di Tmall's Lorena che si chiama Cozy Christmas, che fa parte dell'ultima release che è uscita adesso per la Stampers Anonymous per Natale. Purtroppo è già sold out, ne avevo solo due in negozio, quindi immagino che siano stati acquistati, ci diceva Vildana prima, gli ultimi. Però se fate un giro se cercate Stampers Anonymous, i timbri della Stampers Anonymous, o se cercate Tmall's sul sito, vedrete che ce ne sono veramente tanti dei suoi timbri in gomma, che sono adattissimi a questo tipo di tecnica, che non è una tecnica di Oxford, diciamo. Si prende un po' di colore, è importante avere un pennello in silicone, che sia questo, che sia uno di quelli per il mixed media, va benissimo lo stesso, e spalmate il colore, stendete il colore sul timbro. Funziona anche con i timbri in silicone. I timbri in silicone, chi mi segue da un po' mi ha visto fare anche questa prova anni fa. Bisogna solo fare un pochino più di attenzione, perché il silicone forse scivola un pochino di più, è più difficile gestire il colore. Abbiamo visto oggi che bisogna conoscere un pochino il timbro per poterlo utilizzare al meglio. Alcuni tentativi di quelli che abbiamo fatto non sono venuti benissimo, perché c'era troppo colore. Bisogna conoscere sia il timbro che il pennello che stiamo utilizzando. Però se dosiamo bene, spatascio maximum, esatto, se dosiamo bene il colore, gli effetti possono essere bellissimi. Guardate questo, dove abbiamo addirittura scelto di colorare un po' di più, un po' di meno alcuni elementi della card. Ad essere proprio perfezionisti, perfezionisti, adesso ci vorrebbe un timbro con le scritte, un timbro sfondo, con cui fare dei dettagli di timbrate in seconda e terza generazione. E non è detto che adesso io non mi prenda questo timbro e non lo faccia. Che timbrino potrei usare per fare? Ci vorrebbe quasi uno di quelli della Crealise piccolini. Adesso non ho nulla qui a portata di mano, più ricordi, con cui poter fare questo lavoro, perché sarebbe perfetto in realtà. Un piccolo dettaglio, una piccola scritta di quelle che in realtà non sono da leggere, ma sono unicamente decorative, sarebbero perfette qua negli angoletti. Ci sono dei vecchi timbri della Florilege che fanno questo, un timbro sfondo. Giusy, vuoi venire a fare gli ordini in negozio? Abbandona tuo marito per un po'. Vieni a fare gli ordini, io mi dedico a tutta quest'altra parte. Venderò baracca per riuscire a fare solo questa parte, perché non ho tempo. Ci sto attenta, sì, hai ragione. Venderò baracca e burattini per fare questa parte qui. Una cosa che potremmo provare a fare è con questo. Potremmo scaricarlo tantissimo. Lo facciamo su una, se viene una schifezza non andiamo avanti. Guardate, mi prendo un pezzettino di carta che è questo qui, prendo il Versafine, inchiostro, scarico tanto, è esattamente quello che dicevo, una cosa così, basta. Proviamo l'altro timbro, questo qua sotto, scarichiamo. Questo non ha preso bene l'inchiostro. Lo scarichiamo tanto. Quando guardate i tutorial delle americane, dicono che si aggiunge interesse, to add a little bit of interest to a card. Si aggiunge un pochino di interesse, di dettaglio, di colpo d'occhio ad una card, ed è un modo perfetto questo. E in realtà, se azzeccate il timbro, lo potete fare un po' con qualsiasi timbro. Vedete? Ma un briciolino non serve tanto. Basta. Se avessimo un timbro scritto, che ahimè ci manca, sarebbe fantasmagoricamente perfetto. Sto attenta alle macchie. E cambia già completamente la faccia, vero?
Scarico, 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 scarico. Basta, sembra una vecchia stampa vintage. Queste si chiamano timbrate di seconda, terza, quarta, quinta generazione, vale a dire che non timbriamo con tutto l'inchiostro che c'è sul timbro, ma lo scarichiamo proprio per avere questo effetto un po' ghost, un po' scarico, che sia proprio solo un pochino, vedete, un elemento di sfondo. Io lo trovo molto bello. Avrei preferito le scritte, ma devo dire che abbiamo trovato una soluzione degnissima. Guardate che bello quello. Che dite? Facciamo ancora lei, alla fine le fate tutte. Facciamo una prova. A me va a finire sempre così quando dico che facciamo una prova. Boh, basta. Voilà, puliamo ancora timbro, mani, le mani, poi le puliamo col cif. Allora, devo dire che sono molto contenta. Alla fine abbiamo aggiunto. Ah, avrei potuto usare, solo che poi se fosse stato lo stesso font avrei dovuto prenderne un altro, perché se fosse stato lo stesso font non pensate che ci potesse essere il rischio che si confondessero un po', perché c'è un sentiment molto in evidenza e uno con effetto ghost. Non lo so. Vabbè, è andata bene anche con questi, dai. Sono molto contenta, mi piacciono molto. Adesso le lascio finire di asciugare in santa pace. Però sono molto contenta. Cosa ne dite? Io non faccio mai cose in stile vintage. È una cosa che facevo tantissimo, facevo di più all'inizio, mi piaceva di più all'inizio quando ho iniziato a scrappare una decina d'anni fa, forse anche qualcosa di più. E poi ho un pochino abbandonato come gusto, però a vederlo così mi piace sempre tanto. Sono follemente innamorata di qualsiasi cosa che faccia Timolz. Quando vado al Creativation, chi mi segue già da un po' e mi ha vista andare alle fiere, da quando abbiamo iniziato ad andare alle fiere, sa che il primo po' appena aprono le porte del Creativation, io vado al suo boot e vedo tutte le demo in loop. Cioè, ogni volta che passo, se c'è una demo, mi fermo. L'ho già visto 82 volte. Non importa, quell'uomo potrebbe vendermi l'acqua calda alle Hawaii, credo. Poi non è detto che io vada a replicare tutto quello che lui fa, però ci sono un sacco di spunti interessantissimi. Poi lui ha questo entusiasmo pazzesco per quello che fa. Si vede proprio che gli piace, che ci si diverte, che è una passione veramente forte. Quindi questa cosa ci carica tantissimo. Non so, io lo trovavo veramente rigenerante. E quindi fammi vedere tutto il vintage che vuoi, Tim, che a me va bene. Poi magari non lo replico, però. Non importa, vedete quanti spunti da poco in realtà. Il fatto dello sfondo può essere replicato anche su delle card molto clean and simple. Fate uno sfondo in stile ghosting con timbrate di seconda, terza, quarta, quinta generazione e poi mettiamo sopra un sentiment in evidenza, un fiocco di neve in evidenza. Insomma, sono tanti gli spunti, non si finisce mai di imparare, per fortuna. E ci sono sempre un sacco di artisti, di creativi che condividono gli spunti, che non ne sono gelosi, insomma, che quindi ci permettono di giocare, di provare, di imparare cose nuove, insomma, è sempre bello, è sempre stimolante, secondo me. Tutto ciò per dire che questa è una cosa totalmente fuori da quello che di solito faccio, ma che mi piace molto. Questo tipo di timbri io diversamente non lo saprei colorare. Come non saprei colorare nessun altro genere di timbri, nel senso che quando coloro faccio veramente degli spatasci senza senso, ma questo è un modo alternativo di utilizzare il colore per avere una bella timbrata e per avere un biglietto piuttosto facile, ready to go. Io ne ho fatti alla fine 8, quindi ci abbiamo messo un'ora e mezza, ma perché ne ho fatti tanti, no? E io per ora vi saluto, vi ringrazio, ci aggiorniamo domani. Vi ricordo che ho mandato la mail per le scadenze della Fidelity, per le Fidelity che sono scadute già da settembre in poi, quindi in caso di mancato rinnovo, ovviamente a dicembre, per fine dicembre, inizio gennaio, disattiveremo tutti i profili che non hanno provveduto al rinnovo. Fa fede il mese di attivazione, ma è ovvio che se avete attivato la Fidelity ieri o se l'attivate oggi, varrà fino a dicembre, fino a fine dicembre del prossimo anno, quindi state tranquille. Se invece avete la Fidelity che scade più avanti, o aspettate a fare la Fidelity nel mese in cui vi scade, e io di solito mando i reminder a inizio mese, se no vi mangiate via un pezzetto di scadenza. So che avete la paura di non trovare i gadget ne abbiamo tanti, non ho più una cantina, ma gadget ne abbiamo tanti. Non credo finiranno così, così a breve, quindi state tranquille, se dovessero finire verranno sostituiti con un'altra cosa. Se proprio vi fa impazzire il gadget, io sto aspettando a metterlo in vendita perché
Ho un po' paura di finirli, per quello che mi state dicendo, non era una cosa che avevo considerato, però mi state facendo venire un pochino di timore. Sto aspettando di vedere un po' qual sarà il numero di rinnovi che avremo entro questo fine anno, perché il fine anno è il periodo di attivazione maggiore, ovviamente l'abbiamo lanciata a fine anno, ovviamente a fine anno ci sono tutte le scadenze, che sono quasi 500, e tutte le nuove adesioni. Dopodiché magari valutiamo se metterne in vendita qualcuno, ok? Io per ora vi ringrazio, buona serata a tutte, ci vediamo domani, iniziamo con il nostro progetto del calendario dell'avvento, iniziamo con il December Daily, quindi dovrò fare delle foto, probabilmente la prima foto potrebbe essere quella di queste mani che comunque iniziano ad essere particolarmente sporche, ma quindi anche particolarmente felici. Fanciulle, buona serata, ciao ciao!